Buongiorno a tutti. Quest'oggi vorrei condividere insieme a voi una riflessione tratta da Apocalisse, capitolo 4, versetto 11. Tu sei degno, o Signore e Dio nostro, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza, perché tu hai creato tutte le cose, e per tua volontà esistettero e furono create. In questo testo che abbiamo appena letto, è chiara ed evidente l'importanza che si dà non solo all'azione creatrice di Dio, ma bensì anche a tutto il creato in sé. Dio è degno di ricevere la gloria, l'onore e la potenza, e tutto questo per il semplice fatto che Egli ha creato tutte le cose, perché se esistono ed esistiamo è per sua volontà. Ora, questo testo può chiaramente essere interpretato in tanti modi, ma una cosa importante che ci esprime e sulla quale vorrei riflettere insieme a voi questa mattina è l'importanza del creato, del mondo che il Signore ha creato. Ad oggi noi sappiamo benissimo che la nostra terra e tutto ciò che sta sopra di essa si sta pian pianino lentamente spegnendo, e siamo pienamente coscienti del fatto che siamo noi i responsabili principali di tale evento. Tutto ciò nel principio era bello e buono, ecco che però venne inquinato e contaminato. È incredibile e bello notare che la natura, nonostante il peccato entrato nel mondo, è comunque riuscita col tempo a mantenere un po' di quella bellezza originale, di quella bellezza e perfezione di cui godeva un tempo. Perché dunque noi, come esseri umani, creature di Dio, dovremmo mai distruggere e rovinare ciò che Dio stesso creò, ciò che per Dio era bello e buono? Quello dell'ecologia, in realtà, è un tema ben diffuso anche nella Bibbia. È un tema che viene profondamente toccato dalla parola. In Apocalisse 5, versetto 13, Giovanni a un certo punto ha una visione e vede che tutte le creature che sono nel cielo, sulla terra, sotto la terra e nel mare, e tutte le cose che sono in essi, loderanno e glorificheranno il Signore. Tutte le cose che sono sulla terra, inanimate o animate che siano, loderanno e glorificheranno il Signore. Ecco che qui notiamo come Dio in realtà abbia un popolo che lo adora anche al di fuori dal campo umano. La terra stessa lo adora, con la differenza che però, mentre fra gli esseri umani ci sono ad esempio e ci saranno persone che adoreranno Dio o adoreranno la bestia, invece nel resto del creato troviamo una compattezza e una lode unanime a Dio. Tutte le creature loderanno il Signore. Tale consapevolezza allora non può fare altro che portarci a riflettere meglio sull'importanza di questo argomento, su quanto sia importante difendere, proteggere e custodire questo creato, il quale un giorno loderà e glorificherà il Signore insieme a noi. In Apocalisse 11, versetto 18, troviamo chiaramente scritto che Dio distruggerà coloro che distruggono la terra, frase molto importante e che si trova proprio nel centro del libro. Ecco che il soggetto oppresso, quindi il soggetto da difendere, adesso è passato dall'essere la Chiesa, l'essere umano, ad essere la terra stessa, e i suoi oppressori verranno distrutti. Ecco allora che forse dovremmo chiederci, che forse dovrei chiedermi più spesso: io in quale categoria rientro? Sono fra quelli che distruggono la terra? Lotto, combatto per salvaguardare questo popolo che loderà Dio e che subisce l'oppressione? Oppure, forse peggio ancora, mi limito a vivere la mia vita con indifferenza nei confronti di questo tema? Ebbene, che il Signore ci dia dunque la forza e la capacità di prendere una posizione, fare una scelta saggia e coerente ogni giorno e in ogni istante. Custodiamo e lottiamo per quel popolo che un giorno loderà, adorerà e glorificherà il Signore insieme a noi. Amen.